stato difficile abbandonare tua figlia. Cosa? No, io non l'ho mai vista in questo modo. L'ho fatta crescere al sicuro, mentre io rischiavo la vita per trovare la chiave della nostra salvezza. Era un sacrificio che andava fatto. In ogni caso, sotto la mia guida, Lea realizzerà pieno il suo potenziale. Non ci sono altre questioni che richiedono la tua attenzione? Conoscevi molto bene Kane. Per un certo periodo, durante l'oscuramento di Tristram, trascorremmo molte notti alla taverna del Sollevante, discutendo dei suoi testi oradrici e dei vari oggetti arcani che avevo raccolto nel corso dei miei viaggi. Da allora non l'hai più visto? Solo da lontano. Di tanto in tanto i nostri cammini si incrociavano, e allora riuscivo a intravedere di sfuggita Lea, trovandola ogni volta più grande. Ho sofferto molto per non averle potuto rivelare la mia identità, per non aver potuto crescere mia figlia. Come ha fatto la Guardia Imperiale a trovarti? Stavo cercando di lasciare la città di nascosto. Ero tornata a prendere delle cose prima di partire per recuperare la testa di Zoltun Kulle, e le guardie mi hanno trovata. Zoltun Kulle, una leggenda. Nella mia mente non c'è alcun dubbio che fosse potente quanto raccontano le storie, ma oltre che geniale, era folle. Era ossessionato dall'immortalità e dal potere. Un folle? Faremmo meglio a lasciarlo riposare nel deserto che a chiedergli aiuto. Hai un'idea migliore? No, il mio è solo un avvertimento. Tyrael afferma che di Zoltun Kulle non c'è da fidarsi. Credi sia saggio ignorare il suo avvertimento? Sarà rischioso, ma hai già affrontato grossi pericoli prima d'ora. Se Belial e Azmodan ci invaderanno, avrai da preoccuparti ben più che di un semplice mago smembrato. Assassino, torturatore, mostro. Così era appellato Zoltun Kulle dagli Oradrim. Anche se costò loro parecchio, uccisero il mago per i suoi crimini contro la natura e intrappolarono il suo corpo smembrato nel regno dell'ombra. Pare temessero che potesse tornare. Parlami ancora di quella strega di tua moglie. Davvero divertente. La liberai nel cuore della notte e fuggimmo. Non ci inseguirono a lungo. Immagino che per loro fosse un sollievo il solo vederla andar via. La classica storia uomo incontra strega. Non era una strega, era una mistica. Anche se non lo scoprimmo se non in seguito. Finché non ci unimmo a una carovana di Vecin. Ma quella è un'altra storia. A me non piace avere a che fare con Kulle più di quanto non piaccia a te, ma non vedo altra via. Se Adria crede che sia necessario, allora è così. Zio Dekar si fidava di lei, e lo stesso farò io. 300 anni fa, scelsi Kulle e altri 6 per costituire gli Oradrim. Era un grande uomo, condotto alla follia da anni di lotta contro il male. Perché gli Oradrim uccisero Zoltun Kulle? Approfondì la conoscenza di poteri non destinati all'uomo, cercando di costruire un artefatto che avrebbe riempito il suo cuore vuoto con le anime di angeli e demoni. Gli Oradrim non poterono fare altro che ucciderlo. L'ordine non si riprese mai più. Ehi, signora! Ho degli articoli nuovi. Dovresti darci un'occhiata. Cos'è accaduto a tuo fratello? Niente che vorresti sentire. Ma te l'ho chiesto. E poi cosa, eh? Rimedierai a tutto tu? La sbrigherai come una delle tue tante missioni? Sai che ti dico? Certe cose non sono così semplici. Sono una donna paziente. Per gli dèi. Risparmiami tanta nobiltà d'animo.
Perfetto. Che schifo! Ho visto quella donna entrare e uscire dalle fogne. Non si può mai dire con tipi del genere. Molti dei miei articoli vengono direttamente dalla collezione personale dell'imperatore. Sono molto preziosi, ma Tilnan sa che puoi permetterteli. I rifiuti di uno sono la ricchezza di un altro, eh? Visite poco più avanti. Ascoltami, non posso parlare a lungo. Le guardie di Belial mi sorvegliano costantemente. Imperatore Akan. Perdona il mio comportamento a corte. Le guardie mi avrebbero ucciso se mi fossi dichiarato dalla tua parte. Ma ti aiuterò come posso. Ti starai dirigendo all'oasi. Posso aprirti le porte. Com'è possibile? Non posso fare molto. Tra i consiglieri e la guardia imperiale, ogni mia mossa è sempre sotto controllo. Ho cercato di reagire, ma l'influenza di Belial è troppo forte. Ma ora tu mi hai dato una possibilità. Forse l'unica che mi resta. Come potete essermi d'aiuto? Tu sei qui per uccidere Belial, giusto? Posso darti una mano. Così come mi avete aiutato prima a palazzo? So combattere a modo mio. Rivoglio il mio impero. Scoprirò l'identità di Belial e te lo consegnerò. Perché dovrei fidarmi di voi? Avete tentato di ucciderci. Te l'ho detto, non avevo altra scelta. Ogni mia mossa è controllata e sono circondato da nemici. Ma giuro che ti aiuterò. Ti darò una prova. Marciscano qui in eterno.
manoscritto di Valrus giudica tra tutti i demoni Asmodan il miglior comandante sul campo di battaglia. È stato lui, infatti, a sconfiggere numerose volte gli angeli nel... Pandemonio durante l'eterno conflitto e i primi maligni nella guerra civile demoniaca. Se il signore del peccato dovesse mai decidere di assaltare il nostro regno, avremmo in vero di che temere. La vostra forza viene meno. I rifugiati saranno degli ottimi schiavi. E tu sarai un ottimo cadavere. Hai compiuto un nobile gesto, guerriera. Lascia che ti mostri perché questa stanza era così importante. Le guardie imperiali volevano portare via i rifugiati. Non sapevo cosa fare. Hai fatto ciò che ritenevi giusto. È questo ciò che conta. Io non sono un guerriero come era mio padre. Prendi pure ciò che vuoi dai suoi forzieri.
tesoro. Spirito non basta. Questa oscurità mi affatica. Forse potrei lasciarti qui a riposare. Stavo solo scherzando. Oh!
Diablo! Era il più giovane tra i primi maligni e, a mio avviso, anche il più pericoloso, poiché il potere che aveva sul terrore gli impediva di provare paura, qualunque fossero le circostanze. Nonostante avesse posseduto e corrotto molti umani, l'essenza di Diablo fu infine intrappolata in una pietra dell'anima e bandita nell'insondabile abisso circa 20 anni fa. 3 secoli fa, una caldea molto meno estesa per l'approvvigionamento idrico dipendeva da piccoli pozzi. Poi venne il misterioso Dalgur, che offrì a Caldeum un'oasi di impareggiabile splendore situata laddove prima si riteneva ci fosse solo deserto. In cambio, chiese solo che il suo nome venisse per sempre legato a quell'oasi. Dopodiché, sparì nel deserto. Abbastanza spirito. Facciamo in modo che lasci questa testa.
scoperta che mi servirà. Un luogo appropriato per nascondere la testa di Zoltun Kull. Deve essere una trappola. Dovesse... Oh, cielo! Oggi i cacciatori sono diventati prede. Usare quell'abilità. Non entrerete nell'acquedotto! Sire Belial che esige il vostro sangue! Non si apre senza chiave. Per questo che mi sono addestrata. Il mondo è così diverso questa notte. Davvero? È stanco. Stanco e afflitto. Thank you.
catena! Ho bisogno di spirito. Bisogna fermare Kulle il rinnegato. Egli intende duplicare il potere delle pietre e usarlo per i suoi fini. È ossessionato dal potere del paradiso e dell'inferno. Ma attirando la loro attenzione non faremo che condannarci da soli.